come al solito corro. Allora, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Abbiamo con noi Rosa Tavella, a lungo consigliere regionale in Calabria, medico internista, oggi in pensione, e a lei, come agli altri, vorremmo chiedere appunto qual è la condizione della Calabria nella crisi, nella pandemia che stiamo vivendo. Per questo chiederei, come al solito, a Loredana di introdurre un po' il tema che affronteremo insieme a Rosa. Prego, Loredana. Ciao a tutte e tutti. Noi a novembre eravamo in Calabria per una delle tappe del Laboratorio del Sud, il nostro laboratorio che già allora, nel toccare l'elemento, il punto no autonomia differenziata, metteva in luce in una situazione ordinaria una serie di problemi: mobilitazione, lavoro e sanità. E oggi, nell'emergenza coronavirus, torniamo a parlare di quella che è una emergenza ordinaria di molte regioni del nord e del sud, così come abbiamo potuto vedere anche al nord. Io velocemente sono andata a vedere un attimo oggi il sito della regione. Si parla anche in Calabria di un aumento di contagi, si parla di chiusura di comuni e poi si parla, come spessissimo fanno tutti gli amministratori locali meridionali, di nuove strutture, come se oggi l'emergenza Covid può aspettare nuove strutture. Ma l'elemento imbarazzante per l'Italia tutta, per noi meridionali, è vedere come ancora una volta la cattiva politica ci fa segnalare elementi di cui appunto vergognarsi. Parlo del caso Palaria, il quale più volte torna alle cronache politiche in Calabria, questa volta anche con la nuova presidente Santelli. Lui dichiara a Report di non sapere nulla, da responsabile Covid regionale calabrese, dei respiratori. E allora oggi torniamo in questa regione, torniamo ad un confronto politico con il nostro medico internista Rosa Tavella, che ci porterà su un doppio binario di discussione. Lei, come medico, chiaramente conosce, come tutti gli addetti al settore, i problemi della sanità, e poi anche come donna impegnata in politica e già consigliera dal 1990 al 2000, prima di Democrazia Proletaria e poi di Rifondazione Comunista. Rosa, io ti ringrazio per questa tua parentesi, sperando che ve ne possano essere altre per dibattere di nuove prospettive per la Calabria e per il Sud. A te la parola. Grazie a voi per questa opportunità di parlare in questo momento anche abbastanza drammatico dei problemi sanitari della mia regione, della Calabria. Io mi sono occupata a lungo, non solo perché medico, ma appunto, come diceva prima Loredan, dei problemi della sanità calabrese, non solo nei 10 anni di ruolo all'interno del Consiglio regionale, ma anche dopo nel lavoro politico svolto con Rifondazione Comunista calabrese della mia città. E la cosa che mi viene subito da dire a tutti è che questa situazione di emergenza si viene ad innestare su un tessuto sanitario particolarmente fragile. Voglio ricordare a tutti che il primo piano sanitario regionale è stato redatto in Calabria nel 1995, quando già la maggior parte delle regioni italiane era al secondo, terzo, quarto piano sanitario. Quindi noi scontiamo un ritardo ormai storico di programmazione e di organizzazione, che si è sempre accompagnato al fatto che la Calabria, che la sanità in Calabria ha rappresentato la maggiore industria della regione, e quindi ha significato non solo la concentrazione su di essa di
pratiche clientelari di corruzione, ma soprattutto la costruzione di fortune personali e fortune politiche di rilievo che hanno distrutto questo tessuto sanitario, spezzettandolo in tante proposte anche di scarso significato e non riuscendo mai a fare un discorso unitario sui bisogni principali e anche su una medicina territoriale che riuscisse anche a dare risposte più vicine ai singoli cittadini. Voglio ricordare che la Calabria è fatta di tanti piccoli comuni, spesso dell'entroterra montano, 407 comuni, e questo significa che sarebbe stato molto opportuno adattare i servizi alla particolare morfologia non solo geografica ma anche proprio abitativa della regione, cosa che non è stata assolutamente mai fatto, interpretata in maniera assolutamente personalistica. Voglio ricordare anche che questo è anche cronaca giornalistica di tutti i giorni, e noi abbiamo anche il più alto tasso di ospedali incompiuti, la maggior parte dei quali sono assolutamente irrecuperabili perché abbandonati da anni e assolutamente inidonei ad essere recuperati in tempo breve, per esempio anche per un'emergenza di questo tipo. E a fronte del più basso tasso di numero di posti letto anche rispetto alle altre regioni d'Italia, noi abbiamo invece il più alto numero di accreditamenti di strutture sanitarie private. Abbiamo una percentuale di 1,9 posti letto per 1000 abitanti contro per esempio lo 0,8 dell'Emilia Romagna, cito una regione un pochino più o sicuramente molto più virtuosa. Questo per dire che i posti letto nel pubblico sono stati e sono stati sempre meno in questi anni, mentre quelli del privato accreditato non è stato mai toccato. E in questo contesto che cosa succede? Succede che non vi sono, a parte una politica degli annunci, delle scelte chiare che tengano conto della situazione reale degli ospedali calabresi. Voglio citare un altro problema, per esempio quello dell'assistenza domiciliare integrata. Cito una per tutte, situazioni che conosco anche molto bene, quella della mia città. C'è una unità operativa con 8 infermieri per una popolazione di 120.000 abitanti. In questo momento una parte di questi infermieri viene dislocata per fare tamponi, quindi per l'emergenza coronavirus. Questo significa che la maggior parte delle persone che hanno bisogno di prestazioni ordinarie previste da questa tipologia di assistenza è completamente scoperto, e così succede all'interno della regione. Allora, che cosa è successo? Noi abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di non avere il primo impatto con il coronavirus, ma di averla avuto a cascata in settimane successive alla manifestazione dei primi casi in Lombardia. Avremmo avuto quindi più tempo anche per organizzarci, cosa che invece non è stata fatta. Non è stata fatta, è stata fatta una politica da molte ordinanze di chiusura. Noi abbiamo allo stato 15 comuni chiusi, e ordinanze di ogni tipo, senza però individuare quali siano i veri problemi. I posti letto di terapia intensiva, che erano 100, sì, è vero, ne sono stati attivati altri 40 circa,
Ma c'è stata una grande confusione perché prima è stato fatto un piano per decentrare i pazienti, il ricovero dei pazienti affetti da coronavirus. Poi si è ritornati sui propri passi e non si è fatta una politica di protezione del personale sanitario all'interno, cosa che è stato difficile fare ovunque, ma che noi avremmo forse potuto fare anche alla luce di quello che era successo altrove. E invece a tutt'oggi la mappatura del personale sanitario fuori e dentro gli ospedali e i livelli di protezione sono ancora bassissimi. È così che in questo contesto scoppiano i casi delle residenze sanitarie e delle case di riposo. L'ultimo, quello di Guardavalle, di Chiaravalle, con il balletto del trasferimento dei pazienti, che viene fatto perché non vi è una direzione precisa, cioè la regione non sa o finge di non sapere dove sono le unità operative che possono operare in maniera concreta, e quindi va a tentativi, non allestisce posti letto o comunque percorsi separati, che aveva previsto anche secondo le delibere, e sull'allocazione di questi pazienti interroga via via vari ospedali, ricevendo poi un no e fomentando anche una sorta di conflitto pure con i cittadini, perché le persone hanno paura, gli operatori non difesi hanno paura, e quindi esatta un meccanismo che è un meccanismo anche molto pericoloso, che non guarda alla risoluzione dei problemi, ma guarda soprattutto alla difesa del proprio territorio. Qui noi non li vogliamo perché non siamo pronti. E questo è un discorso abbastanza, diciamo, pericoloso, che può accadere in ogni momento nel nostro contesto se non ci sono i percorsi dedicati per far sì che queste cose non avvengano. Allora, noi abbiamo già anche in accordo con la Federazione di Salerno, con il gruppo che abbiamo costituito di rifondazione a livello meridionale, ha fatto un appello ai sindaci perché si muovano nella direzione appunto del contenimento dell'epidemia. Ma siamo sicuri che ci vuole molta vigilanza, perché ripeto, non mancano le dichiarazioni di intenti, non mancano le ordinanze, ma quello che manca sono le gambe attraverso le quali queste dichiarazioni e queste ordinanze possano camminare. Quindi ci vuole un controllo serrato non solo delle ASL, ma soprattutto delle comunità locali, perché le cose vengano fatte. E stiamo cercando di sensibilizzare a partire dalle situazioni di maggiore fragilità, come sono quelle delle case di riposo e delle residenze sanitarie assistenziali. Voglio ricordare che in Calabria sono tantissime, sono circa 90 quelle dedicate agli anziani tra case protette e residenze sanitarie assistenziali, ma poi ci sono quelle per disabili, malati psichiatrici, per tossicodipendenti, e quindi una miriade di strutture che allo stato non sono state assolutamente censite per quanto riguarda la positività o meno al coronavirus. E un'altra questione: non c'è nessuna disposizione in Calabria per l'utilizzo delle strutture private convenzionate, si tratti di ambulatori, di laboratori o anche di case di cura, di cliniche private, affinché queste strutture si adoperino per svolgere quelle funzioni oggi
le strutture pubbliche fanno più fatica a svolgere perché sovraccaricate dell'utenza che fa capo al coronavirus, cioè tutti gli ambulatori, la diabetologia, gli ambulatori specialistici, ma anche gli stessi prelievi ordinari vengono tutti rimandati perché non ci sono, perché non è possibile farlo nelle ASL e negli ospedali. Un altro problema, e finisco qui, non so se poi vogliamo impostare anche con qualche altra con domande anche fatte da voi, il problema dei medici di base. Io ho parlato con diversi medici di base, loro sono abbandonati a se stessi, nel senso che non hanno ricevuto nessuna personalmente, a meno che non si informino loro, non hanno ricevuto nessuna direttiva da parte delle strutture regionali, dei dipartimenti regionali della sanità, per orientare i loro comportamenti. Non hanno presidi di protezione. Questo significa che la medicina di base è scomparsa. Loro non fanno più visite, molte poche sono le visite anche all'interno degli ambulatori, e quindi una larga fascia di utenza rimane scoperta. Fra questi ci sono i malati cronici, al solito gli oncologici e gli anziani malati. Quindi questo è un altro grave problema che noi abbiamo. Grazie Rosa, credo che insomma, quello che ci descrivi è abbastanza simile a quello che succede un po' in tutto il sud, e quindi immaginiamo anche che gli interventi che poi verranno messi in campo saranno simili. Io mi fermerei qui chiedendoti chiaramente anche la disponibilità di aggiornare questo incontro in modo da poter avere anche un tuo giudizio su come procedono le cose più avanti. Grazie ancora a tutti e a tutti a voi per averci seguito. Grazie a voi.